Ciao, sono Gabri Osta. Ecco a voi la settima parte dell'artbook di Ultimate Marvel contro Capcom 3, ragazzi. Siamo arrivati alla pagina 147, ma dobbiamo arrivare a 192. Vabbè, proseguiamo e andiamo avanti. Vediamo se ce la faremo ad arrivare fino in fondo stavolta. Però non posso perdere tempo a dire i nomi dei personaggi Marvel e Capcom, non... se no mi stanco. Sempre tutte immagini stiamo vedendo, ma questi sono gli schizzi, tutti gli sketch. Stiamo vedendo tutte immagini in bianco e nero, ma non mi piace. Volevo vederla a colori. Belle ste femmine, io le adoro. Guardate, queste Sabretooth che sta parlando una ragazza Birdie. Certo, il mio amichevole Spider-Man di quartiere è sempre forte. Capitan America fa anche il falconiere. Non lo sapevo. Tutte cose belle stiamo guardando. Sto perdendo la testa, ragazzi. Troppe cose. Guarda, ci hanno lavorato per questo gioco. Questo è un lavoro ufficiale completo. Official work. Poi stiamo vedendo alcune immagini dei personaggi di Marvel contro Capcom che fanno anche da assistenti a quelli giocabili. L'artbook ha fatto un sacco di cose, aspita, vedere l'artbook con tutte quelle 192 pagine non ce la fai. Abbiamo visto la piratessa Ruby Earth, e poi guardate, avete visto? Questo è un grosso uomo pianta, Amingo si chiama. Io non capisco perché Sonson ha una coda scimmia. Trombone mi piace un casino, è una ragazza robotica, ha sempre un 6 sui Servbot, poi ha sempre le calze marroni, scarpe rosa. Bella Marrow. Poi avete visto, abbiamo Cable, ricordatevi che Cable proviene dal futuro. Avete visto, Magneto e Tempesta e si sfidano. Spider-Man lancia sempre le sue ragnatele. Jill Valentine prende le armi di tutti i tipi, è vero. Ryu si diverte un casino quando fa il suo Hadouken. Tutte immagini di Marvel contro Capcom 2, ma sono tutti sketch, invece questi sono in bianco e nero, però c'è il colore grigio, a me non piace il grigio. Queste sono immagini di Marvel contro Capcom 3, avete visto? Vediamo tutti i volti dei personaggi. Dottor Destino contro Vivity Fujo, Chris contro Wolverine, Spider-Man contro Magneto, Morrigan contro Iron Man. Poi c'è Wesker contro Tempesta e Thor. Galactus, il divoratore di mondi. Ecco, ora c'è da vedere. Character glossary, bisogna vedere il glossario dei personaggi. Sempre tutte queste cose le guardiamo, sempre le solite. Non si sta cambiando. Sono sempre immagini dei personaggi di Marvel contro Capcom 2. Ecco, guardate. Qui ci spiega tutto. Il glossario dei personaggi, ragazzi, e vi dice in che giochi sono apparsi. Allora, Akuma era apparso da X-Men Children of the Atom fino ad Ultimate Marvel contro Capcom 3. Amaterasu appare per la prima volta a Marvel contro Capcom 3. Amingo
nel secondo, Anacharis anche lui nel secondo, Anita Marvel Super Heroes, mentre Apocalisse appare solo in X-Men contro Street Fighter e Marvel Super Heroes contro Street Fighter. Ok, arrivederci a tutti ragazzi, vi saluto. Settima parte conclusa e terminata. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.